Ciao a tutti, sono veramente felice dell'entusiasmo, del vostro entusiasmo. Io sono qui nel mio atelier e sto continuando a dipingere quest'opera. Ma perché l'ho messa sotto sopra? L'ho messa sotto sopra perché sì, ho seguito un po' l'ispirazione che mi aveva dato Betty Edwards nel suo libro Disegnare con la parte destra del cervello. Lei diceva metti sotto sopra la foto di riferimento e poi disegnalo al contrario. Io invece di fare così lo uso per correggere i miei errori, o meglio, più che correggere gli errori, per dare i ritocchi al mio disegno prima di dipingerlo. Adesso giriamolo. Questi sono i miei fenicotteri rosa e questi due sono i protagonisti. Io lascio sempre i protagonisti, il soggetto principale, per ultimo. Faccio prima le cose laterali e poi alla fine faccio il personaggio centrale. L'ho praticamente girato per controllare la forma dei miei fenicotteri e vi do un'altra chicca. La chicca è guardate anche le forme in negativo. Infatti uno disegna, ma nel frattempo, nel mentre disegni, devi anche controllare gli spazi fra un elemento e l'altro. Tutti questi spazi hanno un significato in pittura, quindi attenzione agli spazi in negativo, cioè quello che te pensi di aver risparmiato al disegno, ma che in realtà fa parte della composizione. Ti ho detto, questo è un metodo per disegnare meglio, per vedere meglio quello che abbiamo davanti, senza giudizio del cervello che fa le sue interferenze, quindi cominciamo ad allenare la parte destra del cervello che è quella per la creatività, che ci serve tantissimo. E poi vi ho detto è anche un espediente che uso per autocorreggermi. Su come autocorreggerci farò un video apposta con altri espedienti, con altri metodi concreti. Ma ti voglio domandare, tu usi un metodo specifico per autocorreggerci? Come fai tu a correggere i tuoi errori? C'è un qualcosa? Mettilo nel gruppo, facciamo comunità, comincia a scrivere quello che è il tuo metodo per autocorreggerti. Accedi al gruppo Facebook per poter lasciare il tuo commento, segui il link della didascalia. Adesso ti voglio anche introdurre la questione delle mie foto di riferimento. Io le chiamo così, foto di riferimento. Ecco, questa era la foto da cui sono partita per il mio disegno di base. Cioè, in questa foto qui ho ricavato il disegno che mi interessava principalmente. Ti ho detto, ancora non è finito, la protagonista, questa per me è una femminuccia, lui è il cavaliere che le sta dando un bacetto in testa, mi sono immaginato questa storia, no? Una storia d'amore, così, io sono romantica, quindi in realtà qui c'è parecchio romanticismo. Mi è piaciuta questa fotografia, il movimento che c'era dentro, ma ovviamente non è che la faccio identica, non la posso fare identica, non la devo fare identica. Inoltre è molto sfocata, non è che vedo tutti i particolari. Allora che faccio? Vado su internet e mi stampo tanti fenicotteri, così vedo come è fatto il piumaggio, vedo come è fatto il becco, mi li studio. Addirittura ho scoperto che ci sono fenicotteri di vari colori, eccetera, di vari tipi, varie specie, varie razza. Ecco un'altra foto bella del gruppo. Qui ho potuto vedere come sono fatte le piume, in quell'altra non lo vedevo. E qui vedo bene bene come è fatto il becco, l'occhio e tutto quanto. Perché ti dico questo? Perché non ho il soggetto davanti e questi comunque devono diventare fenicotteri, non è che vogliono che diventino delle oche, per cui faccio una ricerca, scelgo tante fotografie e poi faccio il mio puzzle. Allora, questo per ora è tutto, continuiamo con questo gruppo bellissimo e lascia un commento con quello che è il tuo metodo per autocorreggerti, cioè per rimanere incarreggiata dall'inizio alla fine. Ok? Ciao! Accedi al gruppo Facebook per poter lasciare il tuo commento. Segui il link della didascalia.